Salve a tutti, mi chiamo Marco Manna e sono un accounting consulting space provider. Comunque non mi preoccupate perché a me io prendo bene cose in italiano, però se sono i termini che si fanno gli anglofoni, mi hanno capito che significa camionista. Perché oggi voglio sapere che dobbiamo essere tutti quanti soft skill, un altro termine per dire che oltre a dover essere super competenti nel nostro lavoro, per quello che ci siamo preparati una vita intera, dobbiamo accettare di ricoprire mille altre mansioni. Naturalmente lo dobbiamo fare in modo resiliente, cioè con calare la testa, magari anche le braghe, ma con la speranza nel cuore di appartenere a quell'uno su mille che ce la fa. Così come tutti i numeri uno, ci possiamo altamente fottere di tutti i 999 che restano con le braghe calate. Il mio lavoro, quello con la sigla bella di oggi, una volta di bello aveva anche tutto il resto: la libertà di organizzarsi la giornata lavorativa, di decidere quando fermarsi per mangiare e per dormire. Oggi c'è TripAdvisor. Una volta per conoscere i ristoranti migliori bisogna chiedere al camionista. Addirittura potevamo decidere quanto guadagnare. Però intendiamoci, era una vita di merda anche prima. Ma il frutto del sacrificio, quello di stare per settimane intere lontano da casa, veniva ricompensato dal ritorno economico. Poi, dalla metà degli anni 90, un po' alla volta tutto è cambiato. La globalizzazione, il libero mercato, le liberalizzazioni delle licenze, tutte cose che avrebbero dovuto farci stare meglio, ma che nei fatti ci hanno reso schiavi. La globalizzazione ha dato il via alle delocalizzazioni. Oggi una società italiana, tedesca, francese trasferisce la sua sede in Polonia, Lituania, Romania o Bulgaria, dove può godere di una tassazione e spese di gestione minori per poi operare sul territorio europeo. Questo ha innescato una concorrenza al ribasso che con le tariffe ha fatto abbassare anche i salari dei camionisti. Io ho cominciato 22 anni fa e il salario è rimasto quasi lo stesso. La liberalizzazione delle licenze ha creato una miriade di società di intermediazione che senza possedere nemmeno un camion riescono a ottenere contratti diretti con le grandi aziende che poi vengono rivendute a cascata tra le varie società. In questo modo l'ultimo anello della catena, quello che ha comprato i camion, che paga le spese di trasporto, le tasse, gli stipendi, quello che si accolla il rischio, se vuole sopravvivere deve sottostare al ricatto del più forte. Questo sistema ha inoltre incentivato il dumping sociale e salariale, perché le grandi aziende multinazionali dell'Europa occidentale, quando colonizzano ad est, spesso non assumono nemmeno autisti del posto, ma preferiscono ingaggiare personale extra UE, che è più facilmente ricattabile, perché oltre al ricatto del licenziamento possono usare la minaccia del permesso di soggiorno. Persone costrette a pagare di tasca propria la riconversione delle patenti di guida del loro paese in patenti di guida UE. Costretti a sottostare a contratti da fame, 1.000 euro al mese per 3 mesi di lavoro continuato. Immaginate un essere umano obbligato a vivere in una cuccetta di un camion, che non è molto più grande di una cuccia di un cane, e proprio come i cani, spesso sono costretti a fare i propri bisogni vicino alla ruota del camion. Adesso vi starete chiedendo, ma voi chi sta, noi che voglio Anna, che cosa vuole? Voglio che la sinistra sia capace di mettere al centro del discorso politico la questione europea, un ambito in mano alla destra sovranista che lo usa per alimentare il razzismo tra noi lavoratori. Usando le discrepanze da loro stessi alimentati con le politiche neoliberiste per accendere la guerra dei pezzenti. Perché senza una lotta in ambito europeo, dove si decidono le norme che poi vengono adottate dagli Stati membri, le nostre lotte nazionali non hanno senso. Perché le scelte fatte a Bruxelles possono far fallire le politiche agricole di una nazione piuttosto che quelle industriali o ambientali a favore di prodotti importati da luoghi dove non esistono i diritti per i lavoratori, dove i salari sono un'elemosina, dove le risorse come l'acqua vengono usate per far arricchire maggiormente chi sfrutta quei territori nel nome del dividendo di fine trimestre. Il mio nemico non è un lavoratore asiatico, africano, sudamericano. Lui come me fa parte di una classe sociale debole che per sopravvivere deve fare sacrifici. Il nostro nemico è il profitto, l'alta finanza, che prima ci vedeva come sottoposti, ma oggi ci chiama risorse, ma allo stesso tempo ci indica come un costo da abbattere. Da questo punto di vista, la UE,
invece di diventare un'opportunità per tutti i cittadini europei, si è rivelato un affare per pochi, mentre dovremmo lottare per chiedere un'Europa dei popoli, dove un muratore polacco, tedesco, rumeno, italiano possa avere gli stessi diritti, un sistema fiscale comune che possa mettere fine alle speculazioni e alle delocalizzazioni, un'Europa che invece di farsi la guerra commerciale mette a centro gli interessi di ogni nazione, tutelando le eccellenze regionali contro gli interessi commerciali dell'alta finanza. Personalmente io sono sempre stato legato agli ideali di sinistra, ma la mancanza di visioni politiche su questi temi gradualmente mi ha allontanato di dare sostegno. Per questo ho sostenuto fin dalla nascita il Movimento 5 Stelle, perché nella sua fase iniziale è stato capace di parlare alle masse, di imporre nuovi temi nell'agenda politica, mentre una parte di sinistra ancora oggi perde tempo a decidere chi è il più comunista di tutti. Da alcuni anni ho lasciato il movimento perché ha tradito tutti i suoi ideali fondanti, ha mentito, si è venduto per gli interessi personali dei loro leader. Oggi ho capito che avevo sbagliato a credere in un progetto politico senza un'ideologia di base, ma resto convinto che se un'idea non lo si riesce a spiegare alle masse, al popolo, questa idea diventa inutile. Oggi sono qui grazie ai ragazzi di Potere al Popolo, che voglio ringraziare, che con le loro azioni pratiche hanno saputo riaccendere in me l'entusiasmo, e spero che da questo incontro possa nascere un'unione popolare capace di parlare alle masse e non più solo alle persone appartenenti alla stessa cerchia ideologica. Io ci credo, per questo sono qui, perché la mia notte di camionista la voglio fare al vostro fianco.